E ciao a tutti ragazzi di YouTube, sono il vostro Sermate Clonatico qui, oggi per un nuovissimo video, proprio novità assoluta, delle ultime informazioni uscite proprio come sempre del nuovo DLC che uscirà la prossima settimana di Red Crow, dove oggi la Ubisoft ci svela il nuovo trailer video, come vedete in sottofondo, dell'operatore difensore, quindi giapponese, dei due nuovi operatori che usciranno con il nuovo DLC, che è Eco, ragazzi. Oh, finalmente abbiamo anche questo piccolo trailer che ci dà un po' la spunta di quello che sarà, quindi col suo equipaggiamento e il suo video trailer. Parlando subito dell'abilità, quindi subito a smentire tutti quelli che hanno detto: ah, potrebbe essere un apparecchio praticamente per vedere, insomma, per mettere i suoni. No, ragazzi, avevo ragione io, è un fottutissimo drone. Quindi Eco avrà come abilità questo drone volante, come vediamo dal trailer, che ha un po' la cam notturna, mi sembra, potrebbe essere quella dell'immagine con questo verde. Insomma, in questo trailer lo vediamo, come dire, scivolare sul pavimento, ecco, a pelo proprio del pavimento, rimanendo un po' sospeso nell'aria, quindi è un cazzo di drone con una telecamera. Ragazzi, per una volta nella vita ho avuto ragione, raga, chiedetemi scusa, no, sto scherzando. Comunque abbiamo questo drone, insomma, che può volare, girare per la mappa. Attualmente non ha fatto vedere il volo, ma comunque sì, vola perché è un drone con delle eliche, quindi dovrebbe, che ha una telecamera. Ecco, quindi il discorso del radar ancora in questo trailer non si è visto, quindi dovremmo aspettare la finale degli ESL che ci sarà il 12 e il 13, per vedere l'abilità, insomma, di questo drone nello specifico di cosa farà. Ecco, per ora la telecamera potrebbe essere con visore notturno, quindi per ora si sa questo. Oltre a questo, ragazzi, quindi insomma, nel sito che sono dovuto andare a cercare nella versione statunitense americana, quindi perché ancora in quella italiana non è uscito, ma è uscito nel blog, insomma, di Rainbow Six Siege in America è uscito, c'è anche la descrizione delle sue armi, tra cui, come sempre, solita palla che descrivono quello che fa parte, insomma, dell'antiterrorismo giapponese, ha messo anche la descrizione delle sue armi, che quindi ci ritroviamo di nuovo il Super 90, quindi come una delle armi primarie, il fucile a pompa della Benelli, quindi marca italiana di cui avevo parlato già nell'ultimo video, ma come seconda arma primaria abbiamo l'MP5SD4, che andandolo a cercare su Wikipedia, perché sto giro mi sono informato, non è nient'altro che questa mitragliatrice leggera, che è la famosissima MP5 che tutti conoscono, ragazzi, tra cui ci dovrebbe avere anche nei SAS, se non sbaglio, che praticamente è la variante dell'MP5 SD3 e praticamente è l'MP5 con il calcio retraibile e con silenziatore integrato, come potete vedere dalle immagini. Quindi dovrebbe avere già di base, come secondo me potrebbe avere già, come ha in caveira, come l'insilenziatore già integrato, anche quest'arma dovrebbe avere, secondo quello che è la realtà, ragazzi. Dopo, se il team di Rainbow decide di non metterlo e poi te lo devi acquistare il silenziatore, è un altro discorso. Comunque in teoria dovrebbe essere così. Oltre a questo hanno messo, quindi, le due armi, le due pistole sono all'incirca, dovrebbe essere le stesse, quindi abbiamo la P229 e adesso, se non sbaglio, anche l'altra. Comunque adesso controllo meglio, ragazzi, proprio volante. Sì, sempre la PM9. Ecco, comunque con le due armi secondarie sono le stesse identiche, quindi a parte, quindi l'MP5 SD4 ha le stesse armi che sono di Ibana. Ecco, quindi se non avete visto il mio ultimo video in cui parlavo dell'operatrice Ibana, l'operatrice attaccante, andatevelo a vedere. Lo trovate insomma nel mio canale, ecco, quindi non vi preoccupate. Detto questo, ragazzi, quindi dopo questo brevissimo video, quindi ho attualmente queste informazioni, quindi non abbiamo niente di più in questo preciso momento. Comunque, come sempre, cerco di tenermi informati il più possibile riguardo Rainbow Six Siege, il nuovo DLC che uscirà e tutto il resto, e se ci sono nuove informazioni vi faccio sapere. Comunque vi ricordo che per avere la certezza di tutto quello che uscirà, tutta la descrizione vi dicendo ci sarà questo weekend, quindi dovrebbe essere questo weekend il 12 e il 13, se non sbaglio, sì, la finale degli ESL, quindi il torneo organizzato su Rainbow Six Siege a livello mondiale, in cui spiegheranno specificamente, faranno vedere proprio in live quello che sono tutte le abilità, tutte le armi e la nuova mappa.
Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo mi piace, commentate, ditemi la vostra su questo nuovo apparatore, e vi ringrazio tanto tutti quelli che hanno commentato nel video precedente, tutte le vostre idee, quello che ne pensate ragazzi, come sapete mi fa veramente, veramente tanto piacere, quindi anche qui sotto scrivetemi cosa ne pensate, qualche nuova vostra idea vi dicendo. Se non siete ancora iscritti al canale e voleste essere sempre informati nel mondo di Rainbow Six Siege, Battlefield 1, Total War Warhammer, insomma tutto quello che riguarda i videogiochi, iscrivetevi al mio canale e se volete aiutarmi a crescere il canale condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella ragazzi e bella lì!